Siamo tutti d'accordo che è alquanto strano. Chi mai scenderebbe in auto nel sottosuolo? Aspetta, se qualcuno non vuole essere sentito, è solo un'ipotesi. Geniale. Sembra siano entrati dritti nei vecchi tunnel di servizio. Ehi, guardate. È chiuso. Non per molto. Forza. Possiamo passare da qui. Forse. Procedi, Macduff. Oh, che diavolo. Cosa? Avanti e avanti, Macduff. Oh. Mi spiacerebbe accelerare. Tutto bene là dietro? Sì, sì. Sai, ho solo qualche problema con gli spazi stretti tutto qui. Pensa ad avanzare. No, oh, grazie al cielo. Che diavolo è Macduff? È Shakespeare, razza di ignorante. Cos'è stato? Sono qui. Eccolo qui. Al colpo, complimenti. Che fa? Tieni il silenziatore! Ok, il tunnel è qui sotto. Almeno la direzione è giusta. Wow, è profondo un bel po'. Attenta, si scivola. Ah.
Ce ne sono altri giù. Aspettate che siano vicini. Ok, quando vuoi. Qua giù! Per la miseria, ti sei scordato come si spara? Accidenti, c'è che non va, basta cazzeggiare! Ehi, lassù c'è un passaggio. E una scala? Sì, ma sembra bloccata. Vediamo se riesco a smuoverla. Attenti, arriva! Così si fa. Quello lassù sembra un cancello. Ehi, Cutter, dare una mano? Sì, ti aiuto io. Ok, pronto. Tira! Ci sono! Ok, Charlie, forza! Di nuovo il tunnel. È troppo alto per saltare, ci romperemmo il collo. Merda, un vicolo cieco. Qua giù. E adesso dove diavolo andiamo? Charlie, ma con chi cavolo abbiamo a che fare? Non ne ho idea, so solo che questa gente è parecchio strana. Dei decori in ferro. Sembrano vittoriane, se non più antiche. Diavolo. Questa roba è rimasta qui a marcire per un secolo. Forse ce la facciamo da qui. Non c'è verso di spostarla. Non credo.
Aspetta. C'è un contrappeso lassù. Sembra bloccato. Qualcuno dovrebbe salire e provare a sbloccarlo. Bella idea. A chi tocca? Oh, merda. Ci sono quasi. Dovrebbe andare. Ci siamo. Ci sei? Sì, sì, con calma. Ci vediamo dall'altra parte. Che razza di posto è questo? Che occhio! Grazie per il supporto. Ehi, ecco l'auto di Marlowe. Ok, da qui in avanti niente pistole. Su le mani. Amico, dobbiamo aver sbagliato strada. Già, non è King's Cross. Non muovetevi. Ehi, amico, deve esserci un equivoco. Siamo di Cleveland. Oh, ben fatto, amico. Così si fa. Ma che accidenti di posto è questo?
visto nulla di simile. Sembrerebbe una stazione ferroviaria. Sì, certo, ma deve avere almeno 200 anni. Miseria, quando pensi che più assurda non possa essere. Indietro. Eliminali in silenzio. Così si fa, ragazzi. Coraggio. Devono essere passati di qua. Sempre più assurdo. Wow. Muratura in pietra. Sembra Tudor. XVI secolo. Casa. Questo posto inizia proprio a darmi brividi. Su di qua. Fai piano, Nate. È qui. No. Davvero. Chi è questa gente? Non mi interessano le tue scuse. È una mina vagante, avresti dovuto saperlo. Sì, è deplorevole. Ma non deplorevole, è negligenza. Il tuo errore di valutazione avrebbe potuto costarci caro. 400 anni di ricerche. Finalmente, il segreto di Drake sarà rivelato. Che cos'è questo? Non capisco. È un falso. Cosa? Non è possibile, ho controllato di persona. Non è l'anello. Ah, davvero? Lo aveva in mano. L'ho visto metterselo al collo. Non ha alcun senso. Siamo stati raggirati. Voi restate di guardia, occhi aperti. Potrebbero averci seguiti. Voi, venite con noi. Trovateli e portatemi l'anello. Non mi importa come, prendetelo. Ho messo in piedi una bella attività qui.
Guarda quanta roba. Nate, concentrati. Non abbiamo molto tempo. Sì, certo. Ma che stai... Mio Dio, lo sai cos'è questo? È un libro, qui è pieno, siamo in una biblioteca. Non è solamente un libro, Saputello. Era di T.E. Lawrence. Sai Lawrence d'Arabia? Sì, 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 lo conosco. Fu spedito dal Dorset il giorno del suo incidente in moto. Il 13 maggio del 35. L'avranno ucciso loro dopo aver preso il libro. Loro? Sì, loro, loro, questi, chiunque siano queste persone. Ma quante immani cazzate, fu un incidente. Dei testimoni videro un'auto nera sbatterlo fuori strada. Ragazzi. Oh, quindi avrebbero insabbiato. Forse tutto. Nate. Che c'è? Ci sarebbe quell'affare che cerchi da 20 anni. Giusto. Cosa dice? Dice... Long Eden. Cosa? Shh. Nascosto da tempo, ma che cazzo? Senza offesa, ma il tuo antenato era proprio un bastardo. State zitti, è un anagramma. Golden Hind. La cerva d'oro. La nave di Drake? Sì. È un indizio. Deve essere qualcosa nascosto in questa stanza. Ok, dividetevi. E cercate bene. Ma che accidenti cerchiamo? La cerva d'oro. Potrebbe essere un modellino o un dipinto. Cosa ti fa pensare che sia qui? Deve essere qui. Beh, potrebbe essere Buckland Abbey, o chi lo sa. Cosa? Buckland Abbey è un posto, non ci sei mai stato. Vai avanti. Là c'è una sedia fatta con il legname della nave. Magari è nascosta là. Sì, potrebbe essere, ma... No. No, deve essere qui. Questo posto è incredibile. Questi oggetti varranno una fortuna. Nate, non possiamo star qui a perdere tempo. Torneranno presto. Giovane. Ma certo. Eccola là. L'ho trovata. Dove? Lassù. La polena della nave di Drake.
No, merda! È una trappola! Sono qui, al riparo! Cavolo, avevo ragione. È stata una rapida. Ehi, qui ci servirebbe. Forza, Nate, andiamo. Vediamo cosa stai facendo. Prendete il diario e il disco cifrante. Ok, forza, forza. Munizioni quasi finite! Prendetegli le armi!